il corso finito è finito bene, sappiamo appunto dalle notizie che abbiamo avuto, non solo da alcuni di voi, ma anche dalla Commissione. Complimenti per questo. Ce lo aspettavamo probabilmente, però comunque la conferma che si piace. Ora, con pieni diritti nel mondo della medicina generale, non sarà una cosa immediata perché ci vorrà qualche anno. Vi ho detto probabilmente durante il corso almeno una volta che voi dovrete rottamare la mia generazione. Ecco, rottamateci bene, fate il meglio che potete, fatelo per le persone che curerete, per l'istituzione per cui lavorerete, ma soprattutto per voi. Perché è vero, come dicevamo del bianco prima, uno alla sera va a ricordare delle preoccupazioni, magari col sedimentarsi dei problemi che ha avuto nella giornata, il giorno dopo comincia magari con entusiasmo. Ecco, fatelo per voi, soprattutto per la coscienza che dovrete avere di fare un lavoro che ha piena dignità, ha una dignità specialistica, cercheremo di farla riconoscere, ci lavoriamo all'estero, anche qua da noi in Italia non possiamo promettere un risultato domani, comunque ha questo stato di specializzazione nella sua professione. Ecco, lavorate bene proprio per potervi rispettare, per potervi guardare allo specchio avendo coscienza che state facendo un lavoro che ha la stessa dignità degli altri, con in più questo contenuto di tipo relazionale che a volte è per professione non possiamo avere. Grazie comunque, da domani ci mancherà qualcosa. Un saluto anche da Paola Chiara sulla formazione. Io vi saluto molto velocemente, primo perché sono commossa, quindi non riesco a parlare molto, poi perché vi ho parlato per 3 anni, quindi credo di avervi detto tutto il possibile. Dunque, intanto grazie a voi. Ecco, questo nessuno ha ringraziato voi, a noi è vero quello che dice Aldo, ci mancherà qualcosa. E devo ringraziarvi per la crescita che abbiamo fatto insieme. Ogni studio guidato, ogni venerdì che ci si incontrava, anzi mercoledì per voi, ogni mercoledì che ci si incontrava, per noi era un momento di arricchimento, o per i lavori che voi presentavate, o proprio per il dialogo che si era creato tra di noi, anche nei momenti difficili, anche nei momenti in cui ce ne sono stati momenti difficili di incomprensione normale, c'è sempre stata la volontà da parte nostra e soprattutto da parte vostra di collaborare. Per cui vi ringraziamo per quello che ci avete dato in questi 3 anni, voi a noi, e per il resto vi auguro diverse cose. Primo, di non perdervi tra di voi. Mantenete i vostri contatti perché isolarvi sarebbe un vero peccato. Siamo cresciuti insieme, siamo cresciuti in una classe comune, cercate di essere amici tra di voi, cercate di collaborare, cercate di non farvi la guerra, perché la guerra porta veramente a un disastro per tutti. E poi vi auguro di poter lavorare presto, vi auguro di poter avere presto la possibilità di applicare quel tanto, spero, o poco, se voi ritenete, che avete imparato in questo corso, ma di poterlo applicare nella pratica di tutti i giorni e di non perdervi in questi 3 anni di percorso che Alessandro prima diceva, purtroppo sono 3-4 anni di attesa che vi aspettano. In questi 3-4 anni qualcuno potrebbe scegliere di abbandonare la medicina generale. Sarebbe un peccato perché la medicina generale per me è basta per me. Quello che Paola vi ha dato come messaggio è questo passaggio dalla formazione complementare che è finita a una formazione permanente. Ricordatevi di fare formazione di alta qualità e non qualsiasi che capita. In Piemonte abbiamo strutture di alta qualità. Adesso un saluto ve lo dà Alessandro Dabbene, molti di voi lo conoscono, è stato un vostro collega di un altro corso che è finito nel 2009, giusto? Lui si è finito nel 2009 e ci dà il messaggio di un altro tipo di organizzazione che è di quello di tipo sindacale per la nostra professione. Vai. Ci conosciamo anche perché abbiamo fatto insieme 2 o 3 seminari in questi anni. Vengo più che altro a testimoniarvi un pochino quello che sarà il vostro futuro immediato, almeno spero, nel senso che sicuramente quello che non vi mancherà da domani in poi sarà il lavoro. Il lavoro c'è,
sicuramente non sarà immediatamente quello del medico di famiglia a tempo indeterminato, ma ci sono nella medicina generale molti spazi che nella nostra regione per fortuna sono aperti al medico che si è appena diplomato, che ha attestato di formazione specifica. Sicuramente non vi mancheranno queste esperienze. Il rischio è un altro, l'ha detto benissimo prima Paola, il rischio è quello di perdersi, è quello di diventare il medico solista di una volta, che è quello che non vogliamo più che ci sia. Allora, voi potete però fare molto per non perdervi tra di voi e per non sentirvi professionalmente soli. Una cosa è quella di cercare sempre di andare a lavorare dove si lavora in gruppo, di non lavorare da soli, ma di lavorare dove ci sono altri medici di medicina generale, dove ci sono anche altri medici di altre branche specialistiche, e di fare gruppo insieme a loro. Un'altra è quella di darvi da fare per lavorare insieme ai fini, per esempio, scientifici. Ci sono le società scientifiche, c'è la possibilità di diventare animatori di formazione grazie alle società scientifiche regionali o nazionali che vi possono dare questo tipo di formazione già da subito. E poi c'è la possibilità di organizzarvi per l'organizzazione del lavoro, quindi per il vostro contratto e per l'organizzazione futura della medicina generale. Questa organizzazione voi l'avete già sperimentata, voi avete sperimentato in questi anni, anche grazie al lavoro del vostro rappresentante Federico, la pediatria fatta in un modo diverso, che è venuta anche all'orecchio di altre regioni d'Italia e che stanno incominciando anche a copiare. Per cui mettersi insieme, fare dei progetti è l'unica cosa che vi può permettere veramente di contare come professionisti che sanno qual è la direzione appunto della professione. Quindi l'augurio è proprio quello di non perdervi, come diceva prima Paola, di rimanere insieme e di organizzarvi, di rimanere sempre in una rete che è la rete della medicina generale. Secondo me è piena di potenzialità di sviluppo, di grandi progressi in una regione, in una nazione dove forse siamo un pochino indietro e quindi dove c'è molto più spazio per noi, per farci ascoltare e per creare delle cose nuove. Quindi in bocca al lupo anche per questo. Abbiamo invitato per farvi un augurio anche la professoressa Lucia Fontanella, che è un medico, insegna filologia, insegna lingua italiana, insegnava lingua italiana all'Università di Torino. L'abbiamo invitata, uno perché vi voglio regalare il suo libro e poi dopo ve lo do, e poi se qualcuno ha letto questa presentazione ha già capito. Quindi se Lucia ci vuoi dare un messaggio, dove vuoi tu? Sono felicissima di essere stata invitata e sfrutto i miei pochi minuti per dirvi intanto che non conoscevo questo corso di formazione e sono convinta che come me, persona comune, pochi lo conoscono. Sarebbe proprio una cosa da dire, da far sapere. Credo fermamente nella formazione per il miglioramento della qualità di qualsiasi cosa. E poi voglio dirvi questo, che sono sempre stata convinta che l'idea di salute, di sanità, che ciascuno di noi si fa nella propria vita, si forma soprattutto a partire dal rapporto con il proprio medico di famiglia. E quindi la responsabilità vostra è grandissima, ma anche, oltre alla responsabilità, il senso di fare una cosa fra le più importanti, perché ripeto, il concetto di salute per ciascuno di noi è fondamentale anche proprio per la propria vita in salute. Ma occorre sapere che ciascuno di noi è molto esigente sul piano della relazione e quindi dovete abituarvi a pensare che questo nostro concetto di salute e di sanità non scatta nel momento in cui noi vi incontriamo, ma molto prima, quando per strada arriviamo davanti al vostro ambulatorio e vediamo la targa con i vostri nomi, i vostri orari, e poi entriamo in queste sale d'attesa in cui passiamo molto più tempo di quello che passiamo con voi.
tutto è estremamente importante. Tempo fa avevo deciso di fare un giro nel laboratorio per vederli, descriverli. Anche il libro che vorrà leggere lo vedrà, che è più che altro un documentario commentato di un ricovero, un documentario a te. Ecco, questi luoghi in cui noi aspettiamo, come, quanto aspettiamo, che cosa vediamo, lì si forma la nostra idea di salute. Sono cose importantissime da non trascurare. Mi è piaciuta l'idea della rottamazione positiva, perché io credo che veramente nel settore della medicina di famiglia, di base, ci siano tante, tante cose da oltrepassare, che vanno avanti per un'inerzia che non porta benefici. Ciascuno di noi eredita delle situazioni e spesso per inerzia decide di non intervenire. Chi è giovane ha la possibilità, e io lo noto nei miei figli, e poi ho insegnato a lungo, e quindi ho sempre apprezzato tantissimo la capacità dei giovani di rottamare ciò che va rottamato. Bisogna avere il coraggio di farlo, la volontà di farlo. E questo è il mio punto. Tra l'altro, da quest'estate Lucia Fontanella fa una rubrica su Torino Medica, per quelle che sono di Torino, non so, è interessante leggere perché per vedere come chi sta dall'altra parte della scrivania ci vede. E adesso vi consegniamo i diplomi, insieme ai diplomi vi consegniamo il libro di Lucia Fontanella e il codice deontologico nell'ultima edizione, che contiene il codice etico europeo, cioè le società europee di medicina in generale, gli ordini, le congregazioni si sono unite e hanno fatto un codice europeo che è molto più breve del nostro e condiviso. Perché questo? Perché la deontologia è l'unica cosa che ci distingue da tutti gli altri venditori di servizi. Nessun rispetto dobbiamo mantenere per i colleghi che, pur avendo alto titolo, pur avendo grande fama, non portano avanti la deontologia. È proprio quello che ci contraddistingue come medici. Le due virtù che gli hanno dato, che gli hanno indicato tutti quelli che mi hanno preceduto, sono quindi l'orgoglio e il coraggio. L'orgoglio della professione che farete: senza essere orgogliosi di quello che si fa non si può essere felici. Coraggio, lì bisogna, giusto, sono d'accordo con Lucia Fontanella, rottamateci pure, prendete quello che noi abbiamo cercato di trasmettervi, che pensavamo che fosse la cosa positiva, le cose che ci hanno dato orgoglio a noi, e quindi in quel rapporto tra omologazione e differenza che è fondamentale. Non crediate che di dover essere succubi di grandi nomi o di gente che ha grande fama ma poi non ha grande capacità di gestire i problemi delle persone. Se la signora Cerra